faccio una cassa e poi vado a potenziare. Bellissimo. Bellissimo. Oh, si è calmato. Allora, tanto facciamo sti zoppi qua. Eh sì, sti cazzi. C'ho anche il PHD flopper, quindi non mi devo preoccupare. Guarda che muoiono, ma si può vedere una roba del genere? Vabbè. Allora, tanto non dovrebbe mancare molto di vita già, signor Romero. Quindi facciamo una roba. Lo cecchiamo da quassù. No, no, no. Non so se... Mamma mia, cavolo, che sensazioni proprio. Vediamo se non scompare qua il paccapancia, che dovrebbe essere al già... scomparso. No, era già un po'... me lo immaginavo, perché era già un po' che era lì. Quindi, ok. Allora, facciamo una cosa. Vediamo intanto se riesco qua. Tanto lo zombie è lontano. Non gli tiro un'altra granata allo zombie, perché sennò tipo muore. Ma per favore. E vabbè, c'è lo zombie vicino, è morto. Andiamo, in singolo comunque dovrebbe avere meno vita che in coop. Vediamo se punta qua il pack a punch. Sta girando, ok. Allora, ci diamo anche un po' di zombie mentre faccio fuori George. Con i colpi di Shaka. Ok, proprio... amazing proprio. E bam. Ti ho dato una bella lezione, eh? Ti ho dato una bella lezione, eh? Vediamo se muore. Poi dà anche un perk gratis appena muore. Oh, aspetta, aspetta, che se no mi fanno fuori quegli zombie, cazzarola. Allora, eccola lì, la Wunder Kick. Vabbè, 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 dai, buono, così mi compro anche una terza arma. Non posso permettere una terza arma. Peccato, perché devo prendere prima i 4 perk. Non ci ho pensato. Non ci ho pensato. Mi sono rimasti solamente 5. Ok. Ma vediamo dove. No, ancora sta girando. Vediamo una terza arma. Vediamo una terza arma, dai. Eccola qua. Oh, vediamo dov'è che ha scelto. E dai, fallo spawnare qui. No, 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 no. Ok, devo aprire il faro. Vabbè, lo apro. Lo apro, non c'ho problemi di... Ok, vabbè, dai, non li uccidiamo troppo. Qua siamo tipo... lo apro perché tanto prima quello l'avrei dovuto aprire, quindi tanto poi non incide, non crea problemi. Vedete, non mi rovino la tattica di girare giù all'HP, perché apro sopra la porta del faro. Ok, guardate, mamma mia. Cioè, c'è una differenza con quello di Blackout, cioè la forma è quella. Ah, c'è da aprire anche queste robe, non se lo ricordavo. Ah, vabbè, ok, allora. Adesso chi si ricorda la porta? Qual è quella giusta? Allora, qua si vede il fuori. No, non è questa, è quella là. Ok. Bulle. Eccolo lì, il nostro paccapancio. Allora, ci potenzia il PPSH? Sì, lo so. Dice, ma perché non ti potenzia lo sciacallo? Perché me lo potenzi dopo. Tanto George l'ho fatto fuori, quindi... prima che ora dovrebbe passare qualche round. Poi il PPSH potenziato è tipo... oh mio Dio. È fortissimo. C'è bisogno di aggiungere altro. Quindi... ah, ecco dove era la speed cola. Eccolo qua. E qui c'è anche il falcetto. No, non c'è... ah, eccolo qua. Sì, sì, sì. Falcetto. Ecco, questa è l'altra zona che vi avevo ancora fatto vedere della mappa. E qui si ritorna all'HPino. Alla zona dell'HPino. Ok, adesso solida strategia. George non c'è, fortunatamente, però tanto poi tra poco ritornerà, quindi è una cosa temporanea.
Ok. Oh, doppi punti, bella. Approfittiamone. No, no, ragazzi, ce n'è una bestia. Vabbè che siamo al 14, però. Tipo super forte. Comunque, la cosa, come vedete sopra i perk, c'è la scritta della, del punto Lighthouse Shore, che sarebbe, che io lo traduco, cioè io dico ai piedi del faro, non è questa la traduzione, eh. Però io dico che piede il faro. Però tipo con un amico, se uno è in due dice dov'è che sei? E uno subito dice il posto che c'è scritto in basso a sinistra. E si capisce molto meglio, anche se uno gioca la mappa la prima volta, capisce di essere nella stessa zona quando la legge. E quindi si hanno dei riferimenti. Ora è chiaro per noi, diciamo, che per chi non sa l'inglese molto cioè per chi non si ricorda bene le parole inglesi, non è molto comoda questa cosa, perché non è che uno si ricorda Lighthouse Shore così facilmente come si ricorderebbe tipo ai piedi del faro, è chiaro. Però per chi magari è inglese o comunque insomma sa bene l'inglese, potrebbe essere una cosa molto utile per chi non conosce la mappa. Ovviamente dopo che la conosci sai le zone, quindi ti orienti molto facilmente. Però per le nuove mappe secondo me è una cosa molto buona che potrebbero introdurre appunto nelle nuove mappe zombie. Cioè non vedo un problema a mettere una semplice scritta. Ne è rimasto uno? Sì, ne è rimasto uno. Vai, potevo andarmi a fare la cassa, però. Allora, facciamo una cosa. Io mi potenzio lo sciagallo. Vediamo se è ancora lì il... No, sta girando. Ok, sta girando. E allora che facciamo? Comunque penso che i posti del pacca-punch li ho bloccati tutti. Sembra che siano tre. Prima stanza, il jug e alla speed cola. E alla stamina, volevo dire, sì. Quindi lo stunner ce lo cambiamo, che tanto, cioè, un po' inutile, no? Non so perché c'ha la scritta gialla, tipo. C'ha stunner con la scritta gialla. Non è che c'ha, tipo, munizioni particolari. Non lo so. Poi io mi cambierei stunner. E ci andiamo a cercare un'arma, tipo Raygun, tipo cose che ci potrebbero salvare. Anche lo stesso VR11 potenziato. No, c'è una lecchia, no, zio. Lo stesso VR11 potenziato, comunque. Vediamo se lo trova. Potrebbe essere utile come escape, come tipo... perché crea uno zombie che tipo attrae... trasforma uno zombie in tipo una mezza scimmietta. Zerola, però. Sapete che la prendo questa? Perché anche questa è gialla? Questa la prendo, ragazzi, perché voi non lo so, cioè, ovviamente tanti di voi lo sapranno sicuramente, però magari c'è qualcuno che non lo sa, perché su Black Ops 3, forse anche su Black Ops 2, no, anche su Black Ops 2 non c'era la balestra, perché la balestra potenziata funge da scimmietta, quindi molto molto utile. Ce l'ho come terzo slot, sì sì, ce l'ho come terzo slot, quindi se vado a terra la perderò, però poco importa. Dov'è? È laggiù. E me la potenzio. E praticamente vi faccio vedere che funge da scimmietta. È veramente una cosa molto utile che purtroppo non hanno rimesso neanche con altre armi nei successivi code. Infatti questa è stata secondo me una brutta cosa. Potevano rimettere sia questa, come che fa da scimmietta, sia i coltelli balistici che fanno da revive. Revive a distanza, tipo stile bastoni di Origins potenziati, che hanno la possibilità di rianimare a distanza gli alleati. Veramente molto utile questa cosa per chi le sa, diciamo, queste cose. Ovviamente per chi ce l'ha anche. È una cosa molto utile, i coltellini balistici, ad esempio, su... giocando con giocatori random. Si andava a potenziare il coltellino balistico. I random andavano a terra e tu col coltellino balistico li animavi in modo veramente molto facile. Anche forse per loro inaspettato. O potrebbe essere, perché magari non lo so. Magari non è che tutti lo sanno. Quindi veramente è un'ottima cosa. Vediamo... Ok, ci potenziamo la balestra. Tanto comunque lo sciagallo non è proprio di primaria importanza il potenziamento dello sciagallo. Preferisco piuttosto farvi vedere queste armi secondarie, che magari c'è qualcuno, qualcuno sicuramente non lo saprà, diciamo, anche perché è un gioco vecchio, una mappa vecchia, quindi ma non è che tutti lo sanno, quindi faccio vedere anche queste cose tra parentesi nuove. Poi vabbè, poi ci potenziamo ovviamente anche lo sciagallo, perché diventa tipo una bestia assurda lo sciagallo potenziato. E diventa col mirino, cioè, tipo, mamma mia, cioè i fades muti proprio. E nel senso che fa lo sniper, no, ovviamente, in quel senso lì. E vabbè, però cerchiamo sto zombie qua, perché
Se no qua. Zombie, dove sei? Non c'è lo zombie. Anche perché prima di potenziare io volevo scaricare gli ultimi colpi. Cioè gli ultimi, comunque mando le munizioni al massimo su Romero appena torna. Dovrebbe tornare con questo round. Anche lo zombie dovrebbe arrivare, non so dove però. Lo sento qua. Anzi, proviamo già giusto subito per farvi vedere. Io tiro il dardo, vedi? E rimane attratto, diciamo. Poi muore. Rimane attratto e poi... Meglio che ci faccio qua? Devo andare di là. Non c'è la scivolata per andare più veloce qua. Molto meglio il Dolphin Dive. Cioè, oddio, anche la scivolata, ecco, sarebbe da fare un video tipo scivolata contro Dolphin Dive. Ricordo che qualcuno... Mi sembra che anche Koshi tanti anni fa lo fece, mi pare. Un video del genere, mi pare, cioè, questo vago ricordo. Io non... Mi sembra che non lo feci. Però no, l'ho vista qualche parte. Non so se era Koshi o qualcun altro, insomma, ha fatto questo video. Scivolata contro Dolphin Dive, insomma, i pregi e i difetti. Le due cose, ovviamente il pregio è questo qua. Vediamo se è shot, ma ancora le shot erano 15, ragazzi, cioè. Ma di che stiamo parlando, cioè? È un po' pericoloso, ve lo dico, soprattutto ai round più elevati. Che dovrebbe comportare... Allora, dove ce l'ho? Ok, ce l'ho dopo il PPSH, perché ricordiamocelo che ci può salvare la vita la balestra potenziale, anzi, mi può salvare la vita. Ok. Mamma mia, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, assurdo. Ok, c'è pacca pancia lì. Bella. Fatti dare un'occhiata da voi. Giorgi non sarà contento di sapere che correte. Ecco, dopo più che altro il VR11 forse ora non ve lo posso fare vedere più perché... a meno che non vada a terra e perdo la balestra. Ok, doppi punti, aspettiamo. Comunque questo è l'ultimo round. Sbagliato pure. Quella. Ovviamente non mi faccio nulla perché c'ho il PHD flopper. Non lo fate senza il PHD flopper che tipo morite dopo mezzo millisecondo. Sul serio? No. Oggi non è il tuo giorno, insomma. Ok. 7000, buono. No, shot ancora. Non mi ricordo fino a che round shot il Dolphin Dive. A un certo punto dovrebbe gabbizzare comunque. Non fatelo troppo vicino a Giorgio, ovviamente, come è successo prima, che sennò tipo succede un casino. Ecco, cheat. Le cheat importanti proprio. Facciamo così. E tutti sono felici e contenti. Munizioni. Quasi quasi. Non mi ricordo se Giorgio c'è quella scimmia. No, no, infatti no. Allora, sono gli ultimi tre. Li lascio. Ne lascio uno. Ok, perfetto. E vediamo dov'è il... di là, ok. E alla stamina. Andiamo a potenziare. Ultimo colpo. No, ho sbagliato, vabbè, dai. Però mi segue. Allora, andiamo qua. Tanto comunque c'è l'acqua, quindi no, niente problemi. Cioè, ogni volta c'è da fare di pungere assurdo, però. Che ci volete fare? Olè. Vediamo se è ancora qui. Comparso. Fuck. Vabbè, so. È troppo tardi, vabbè.
Sì, comunque il paccapancia a tempo, come avete notato, e... Vediamo se c'è il libro sotto... No, vabbè. Dai, ma com'è morto da solo? Perché gli avevo fatto danno, non dovete fare danno agli ultimi zombie, che sennò poi... Ah, ma stava girando comunque, mi sa che non l'aveva... Mi sa che non l'aveva preso. Vediamo se il Dolphin Dive worka. E ancora worka. Sì, zombie scappate.